entrato nel vivo il 39esimo convegno ecclesiale della diocesi di Ariano Irpino Laceronia. Nel pieno rispetto delle misure igienico-sanitarie, la comunità cattolica si è ritrovata presso la scuola media Mancini di Ariano. Il convegno pastorale diocesano ancora una volta vuole farci rimboccare tutti insieme le maniche per intraprendere nella complessità che viviamo il nuovo anno pastorale, sottolinea il vescovo Monsignor Sergio Melillo. Bisogna ripartire in sicurezza, aggiunge Melillo, ma anche senza paura, consapevoli che anche la pastorale è messa alla prova e ha bisogno di nuove motivazioni e di un nuovo orientamento. Dopo i saluti istituzionali del commissario prefettizio del comune di Ariano Irpino, Silvana D'Agostino, l'introduzione di Monsignor Melillo, si sono tenute le relazioni di Don Alessandro Amapani e di Don Antonio Pitta. Le conclusioni del 39esimo convegno ecclesiale della diocesi di Ariano Irpino Lacedonia si terranno il 30 agosto con la celebrazione eucaristica alle ore 18 in piazza Plebiscito.